Ciao, dolce saggio. Oggi volevo presentare un lavoro, un tutorial, ecco, sulle maglie passate, così, che possono dare origine a queste strisce oblique, per esempio, e dare origine veramente a lavori molto carini. Nelle maglie, nei gilet, dove si vuole, insomma, molto carini, solo che richiedono molto impegno, nessuna disattenzione. Comunque, se qualcuno c'è qualche errore, è rimediabile, basta contare. Allora, si devono mettere un multiplo di maglie di 6, un multiplo di 6 le maglie, e più 2, un multiplo di 6 più 2, sì. E per cui io non ho messo 26, in quanto 24 più 2 sono 26. Il lavoro si articola in 6 ferri totali, però quelli al rovescio si lavorano come si trovano le maglie, perché alcune maglie sono passate, si prendono tale e quale anche al rovescio, mentre per il resto bisogna poi articolare il lavoro, questo qua, in tre ferri sostanzialmente. Quindi 3, 6 meno 3 restano 3 ferri. E andiamo a vedere come si fa. Ci vuole la lana a tre capi, scusate, i fili, ecco, me la avvicino pure alla bocca, mi fa così i pelucci. La lana a tre capi è di colori contrastanti, io ho il giallo e il verde per esempio, come si vede, e i ferri uso il numero 4 per questo filato e questi filati qua. Dunque, si comincia con un ferro, eccolo qua al rovescio, dopo aver messo le maglie, le 26 maglie, si comincia con un ferro al rovescio. Dopodiché bisogna mettere di nuovo subito l'altro filato, cioè il nuovo colore, insomma. E andiamo a vedere come si fa. Metto l'esempio, il campioncino, lo metto qua, così si vede. Si vede? Vediamo se si vede. Eccolo qua, dobbiamo farlo vedere, allora mettiamolo in un punto, ma così, ecco. Allora, adesso dobbiamo mettere il filo verde, e dicevamo che si articola il lavoro sostanzialmente in tre ferri. Adesso dobbiamo mettere dopo questo un ferro rovescio. Dopo le 26 maglie bisogna mettere questo verde, l'altro colore, e dobbiamo fare un ferro in questo modo, una dritta, e si lavora perché diversamente il nuovo colore non si vede, poi due passate, un attimo che tiro il ferro, due passate e quattro dritte. Le passate sono così, una, due, non si lavorano. E poi quattro dritte. Facciamone una con, no, mi potrebbe indurre a sbagliare. Poi lo leggo alla fine magari. Allora, quattro dritte, quindi andiamo a fare le quattro dritte. Uno, 2, 3 e 4, 2 passate, 1 e 2, 1, 2, 3, 4 dritte, 2 passate, 1, 2, 4 dritte, sempre così, 2, 3 e 4, 2 passate. 4 dritte, 1, 2, 3,
4 e una che non si conta è 5, la quinta è quella di bordo, quindi non, per fare il bordo non si conta. Il lavoro è 4 e 2, 4 e 2 e 4 e 2, di nuovo con il verde lavoriamo il rovescio. Voglio dire che al rovescio le maglie si lavorano come sono, per cui come si trovano, per cui quelle passate ugualmente si passano, non si lavorano nemmeno al rovescio. Allora facciamolo, quindi una, aspetta che lo lavoro, una, due, tre, quattro, 5 d'inizio, 4 più 1. Ecco quelle passate, le passo tale e quale, così 1 e 2, tali e quali proprio come le trovate. Ancora 4 rovesce, 1, 2, 3 e 4. Queste passate le prendo, pur essendo il rovescio, come si trovano, così 1 e 2 e ancora 4 rovescio, 1, 2, 3, 4, 4, le due passate le prendo come ho anticipato come si trovano, poi ancora 1, 2, 3, 4, due passate le prendiamo come si trovano, così una e due e una rovescio, l'ultima. Andiamo a scappare. Allora, adesso abbiamo due sul retro, ci si regola così. Vediamo che due ferri e due file orizzontali passano sotto le maglie gialle e questo vuol dire che bisogna cambiare il filo, anche perché stanno tutti e due a destra e così deve essere. E allora riprendiamo il filo giallo, non li intrecciamo, e allora facciamo, prima era una d'inizio, adesso devono essere di tre, le prime tre a dritto, uno, due e tre. Poi abbiamo due passate verdi stavolta e poi quattro dritte. 1, 2, 3 e 4. Due passate, 1, 2, 3. Tre e quattro, perché si lavorano quelle passate, quindi 2 più 2. Poi ancora ne passiamo due verdi stavolta, 1 e 2, e poi facciamo 4, 1 dritto, 2, 3 e 4, due passate verdi e poi 1, come si trova alla fine, 1, 2 e 3. Il rovescio con lo stesso filo, che deve trovarsi, i fili devono trovarsi sempre a destra per incrociarli specialmente, scambiare. Quindi il rovescio lo lavoriamo come si trova. Mi dimentico, qui il vivagno non vale. 1, 2, 1, 2, poi 3. Quelle passate 1 e 2, tale quali, poi 1, 2, 3 e 4. E 4. Poi due passate, le prendiamo come sono. E ancora rovescio, 1, 2, 3 e 4, le due passate verdi, poi ancora 1, 2, 3
e 4. 2 passate, 1 e 2, eccole qua, verdi. Poi le ultime tre come si trovano? 1, 2, rovescio, 3, rovescio. Andiamo, giriamo il lavoro, vediamo che sulle verdi, ecco qua, ci sono due fili gialli, quindi girandolo dobbiamo di nuovo cambiare il colore, tornare al verde. Accavalliamo i gomitoli in maniera che non si intreccino, andiamo al verde. Allora, col verde avevamo iniziato con 3 dritte, adesso dobbiamo andare a 5. Allora, cominciamo, perché 1, 3, 5, i veri ferri escluso il rovescio, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Si lavorano anche quelle sospese, insomma. Adesso invece dobbiamo rifare, siccome abbiamo preso quelle non lavorate, le dobbiamo ripristinare, quindi facciamo 2 passate, stavolta gialle, poi 1, 2, 3 e 4, 2 passate, ancora 1, 2, 3 e 4, 2 passate, 1 e 2, poi facciamo 1, dritto, 2, 3 e 4, poi 2 passate, 1, 2 e una sola a dritto, così. Il rovescio lo lavoriamo, abbiamo detto come lo troviamo, quindi le maglie passate si passano ugualmente, così, senza lavorarle, è quella la importante. Allora, cominciamo, rovescio, 1, allora passata e passata, poi andiamo a 4, 1, 2, 3, 4, queste sono passate, le prendiamo tale e quale, a rovescio, senza lavorarle, poi ancora. 1, 2, 3 e 4. Queste passate le prendiamo di nuovo anche al rovescio senza lavorarle. 1, 2, 3 e 4 rovesci. Queste passate le prendiamo senza lavorarle. Sono queste gialle. E andiamo ancora a 1, rovescio, 2, 3, 4 e una finale. Ora vediamo un po', sul giallo abbiamo due fili orizzontali verdi. Ah, innanzitutto vediamo a che punto ci troviamo, così si comincia a vedere un po' il lavoro, no? Poco poco, va bene. E quindi, avendo questi due ferri, questi due orizzontali sul giallo, dobbiamo tornare esattamente al giallo. Ecco, prendiamo il gomitolo e lo mettiamo davanti, se no si incrociano. Ecco così. Allora, avevamo 2, 5. All'inizio abbiamo 2, 4, 5, quindi abbiamo fatto tutti e 5, tutti e 6 ferri. Dobbiamo ricominciare da capo, allora con una dritta. Poi una dritta, facciamo qua, stanno quelle 2 passate. 1 e 2,
Poi abbiamo quattro dritte. Una, due, tre e quattro. Si lavorano quelle passate, insomma, in questa fase. Allora, avendone quattro, sì, ne dobbiamo ripristinare quelle passate, una e due, quindi una, due, tre e quattro, due passate verdi, poi una, due, due, tre e quattro, due passate, una, due, tre, quattro, quattro e cinque. Adesso al rovescio come le troviamo? Intanto diamo uno sguardo al lavoro fino a questo momento. Eccolo qua, eccolo. Ricordate l'esempio? Eccolo. Si sta cominciando a vedere. Allora, il rovescio come lo troviamo? Abbiamo detto e ridetto. O ripetiamo, ripetita iuvant. Allora, andiamo al rovescio, quindi abbiamo un rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5. Queste senza lavorare le passiamo tale e quale, senza lavorare, verdi sono in questo ferro. Poi 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Senza lavorare, 1 e 2. Ancora 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Senza lavorare, 1 e 2. 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Poi senza lavorare, queste verdi, le ultime due, così. E uno rovescio, l'ultima, così. Ora, il retro come si presenta? Vediamo un po'. Abbiamo due fili orizzontali sulle maglie verdi. E dobbiamo quindi ricominciare, orizzontali sono gialli, quindi adesso dobbiamo fare il cambio della lana, un'altra volta, e torniamo al verde. Dunque stavamo a 1, 2, capito, a 1, quindi adesso sono 3, dobbiamo prendere 3 e dopodiché vediamo 2, 4, no, allora sì, 3, poi abbiamo 2 non passate, ho capito. Col filo verde, vero? Sì. Allora, uno dritto. Tiriamo il filo. Così. Una dritta. Tiriamo il filo. Quello giallo. Poi. E due passate. Due passate, 1, 2, 3, 4, due passate, no, no, 1, 2, 2 e 3 dritto, poi facciamo due passate gialle e quindi 4 dritte col verde, 1, 2, 3 e 4. Questo è il giro in cui si lavorano quelle sospese. Poi 4, 2 sospese, 2 passate, poi dritta, 1, 2, 3 e 4, 2 passate, 1, 2, 3
e 4, 2 passate, 1, 2 e 3. Ecco fatto. Così stiamo. Dobbiamo continuare col verde, un altro ferro. Anche perché al rovescio sempre lo stesso ferro si ritrovano, i ferri si intercambiano a destra, abbiamo detto, a tutti e due a destra. Allora, lavoriamo al rovescio, quindi 1, 2, 3, poi queste sono passate, le prendiamo tale e quali. 1, adesso cominciamo 4, 2, 2, 3 e 4 rovescio, queste passate le prendiamo tale e quale anche al rovescio, poi 1, 2, 3, 4 rovescio verdi, queste sono passate gialle, le prendiamo tale e quale, di nuovo 1, 2, 3 e 4. Dopodiché quelle passate le prendiamo tale e quale e alla fine abbiamo 3 maglie rovesce verdi, 1, 2 e 3. Vediamo come sta questo rovescio. Allora, sulle gialle abbiamo 2 verdi, quindi dobbiamo tornare alle gialle, al colore giallo, passando di qua. Un po' di giri, se no non si vede granché. Comunque a questo punto stiamo così, ecco. La scaletta si vede? Si comincia a vedere, vero? Ecco il campione. Allora, dobbiamo ripassare al giallo, attenta ai gomitoli che non si intreccino, così. Dunque, abbiamo 3 maglie dritte. Dobbiamo fare devono essere 5 adesso. Beh, vediamo un po', perché poi ci stanno quelle non lavorate, quindi dunque 2 4 1 4 2 sospese 4. Aspetta, allora, una dritta, una dritta, poi facciamo una, no, facciamo, quattro dritte, due, tre, e 4, no, 1, 2, 3 e 4, no, qua non è così. Allora, queste sono passate, per cui queste verdi, per cui dobbiamo fare, erano sotto, erano già 3, 5. 5, poi 2 passate, sì, 1, 2, 3, 4 e 5, 2 passate verdi, poi 1, 2, 3 e 4. Si lavorano con le sospese, poi una e due passate, 1, 2, 3 e 4 dritto, quelle si passano 2 verdi stavolta, poi 1, 2 dritto, 3 e 4. Infine abbiamo le 3 per conto loro, 4, queste sospese, 1, 2,
E una sola allora, vabbè, facciamo così. Dunque, dietro abbiamo un solo filo giallo, dobbiamo continuare anche perché il rovescio, madonna, lo ripeto, ma si trova sempre con quel filo, per forza, perché si scambiano solo a destra i fili. Allora, un rovescio, uno. Queste sono passate, le prendiamo tale e quale, due e tre. Poi, una, due, tre. 4, 1 e 2, poi ancora 1, 2, 3, 4, poi queste sono passate e le prendiamo così, ancora il rovescio, 1, 2, 3, 4, 2 passate di nuovo, così, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, adesso abbiamo due fili sul verde, quindi dobbiamo andare al verde, tornare al verde. E stiamo con 1, 2, 3, 4, 5, quindi ricominciamo da 1 e 2 passate, sì, 1, e lavoriamo, la prima la lavoriamo qua, 1, 2, 1, 2, una, poi facciamo due passate e poi quattro, vero? Sì, una dritta, due passate e poi quattro maglie dritte, uno, due, tre, e 4, 2 passate, ancora 1, 2, 3 e 4 dritte, 2 passate, sono quelle gialle stavolta, poi il dritto, 1, 2, 3 e 4, 2 passate, ancora 1, 2, 3, 4 e 5. Eccoci qua, quel lavoro. Eccoci qua, la scaletta. Andiamo sul rovescio, lavoriamo col filo verde che ci troviamo pronto. E le maglie le prendiamo come stanno, 2, 3, 4, 5, queste sono passate e ugualmente non le lavoriamo, poi 1, 2, 3 e 4, quindi queste sono passate e non le lavoriamo, e nemmeno al rovescio, 1, 2, 3 e 4, queste sono passate e non le lavoriamo, poi 1, 2, 3 e 4, ecco le passate e non le lavoriamo, e poi una sola rovescio. Dunque a questo punto c'è un solo filo, due fili blu, scusate, verdi, sul giallo. Quindi dobbiamo tornare al giallo. Torniamo al giallo e che facciamo qua? Dobbiamo vedere come stiamo qua, quindi una, ne dobbiamo fare tre. Allora, uno, tre, cinque dritti,
Allora, lavoriamo il giallo qui, lavoriamo anche queste non lavorate, 2, 3, poi 4, oppure, 2, queste sono, erano non lavorate, mi pare, o sì, sì, erano lavorate? No, non erano lavorate, quindi ne ripristiniamo 2, passate 2, poi facciamo 1, 2, 3, 4 e sono al dritto. Passiamo queste, 1 e 2, 2 verdi, poi 1, 2, 3 e 4. Passiamo le 2 verdi e poi 1, 2, dritto, 3 e 4. Passiamo le 2 verdi e facciamo le ultime 1, 2 e 3. Qui siamo così a questo punto del lavoro, eccolo. La scaletta si vede bene, è regolare. Adesso facciamo il rovescio e poi finiamo, perché diversamente, tanto è ripetitivo il lavoro, va bene? Al rovescio 1. Come le troviamo le maglie? 3. Queste sono... non lavorate, le prendiamo dalle quali, poi 1, 2, 3 e 4 a rovescio, 2 non lavorate, ecco le verdi, 1, 2, 3 e 4, e 2 verdi non lavorate, 1 e 2, poi 1, 2, 3 e 4, le 2 verdi non lavorate, e poi alla fine ce ne troviamo 1, 2 e 3, ecco qua. Dicevo, poiché il lavoro ripetitivo si articola nei ferri che avete visto, il rovescio si lavora sempre uguale, col rovescio ci regoliamo per scambiare i colori, in quanto si vede se dietro alle passate gialle ci sono i verdi, vuol dire che bisogna rilavorare successivamente il ferro successivo col giallo. Se sulle verdi invece abbiamo le ultime, l'ultimo ferro va guardato, 2 gialle, vuol dire che dobbiamo continuare col verde, infatti vedete, perché diversamente la scaletta non si formerebbe così, si spostano le maglie, insomma, in poche parole. Allora, avevo fatto vedere i 2 campioncini, che sono un pochetto più larghi. Ecco qua. Se si mettono così, sono belle. Se si mettono così, sono ugualmente belle. Questo era uno, e uno più grande ancora, diciamo più... con più maglie, questo, eccolo qua, uguale, è un bel punto, adatto alle maglie, ai gilet, a qualunque cosa si voglia, dipende dal filato che si lavora, naturalmente, e con questo io credo di aver finito, perché poi si ripetono i ferri. Un saluto a tutti, ricordo il mio sito donnaperlacrea.altervista.org. Se volete farmi
contenta, andate, una visitina, cliccate, ciao, mi piace, non mi piace, e dopodiché ci rivediamo al prossimo tutorial. Tanti auguri a tutti, arrivederci.